Non so se vi ricordate di lei. Lei è Drupa, una dei cuccioli che ho filmato più di un mese fa in un video dove erano tutti in una stanza dell'infermeria nell'ovetto di plastica su una coperta colorata. Allora vi dissi che erano piccoli e non potevano essere adottati. Da allora ad oggi cosa è successo? Che i piccini si sono ammalati, che ne sono morti un paio e alla fine i più forti sono sopravvissuti, tra cui Drupa. Drupa è diventata veramente bellissima, ma guardate che particolare che è, nera con questa striscetta bianca a triangolo sul nasino e questo bel petto bianco, anche la punta delle zampine bianche, veramente carinissima. Purtroppo, siccome fondamentalmente è nera, temiamo che non l'adottino, però è così bella, insomma. La sua taglia futura? Sicuramente la media. Una media che può essere, insomma, potrebbe arrivare lei ai 15-18 kg, adesso vediamo. Però sicuramente non è una taglia grande. Ma guardate che amore! È stupenda! La vorreste una cucciola così? Dai, fate un pensierino per i cuccioli neri. Sono quelli che non vuole nessuno, ma in realtà sono stupendi. I loro occhi brillano in mezzo a questo pelo nero. A me personalmente piacciono proprio quelli scuri, più di quelli chiari. Ma guardate che musetta! Veramente dolce. Dolcissima, felice di essere tenuta in braccio, ma nessuno la terrà più in braccio. A parte oggi, basta. Dopo vedrà solo gli operatori che entreranno velocemente, puliranno e lei resterà qui sul bagnato a congelarsi le zampine per chissà quanto tempo ancora. Adesso è una cucciola, può piacere ancora, qualcuno può desiderarla e sceglierla, speriamo. Speriamo che incontri i gusti di qualcuno. Se no poi diventa grande e fa la fine di questi cani, tipo questi qui. Ecco lui Obama. Guardate come stanno. Non li adotta nessuno. Erano cuccioli anche loro e sono rimasti qui. Ormai sono trascorsi 2 anni. 2 anni. E questa è la fine che può fare anche lei e i fratellini se non li scegliamo. Quindi molti dicono non adotto il cucciolo perché ha più possibilità del cane adulto. Non è vero, anche i cuccioli vanno adottati se no crescono in canile e diventano i futuri adulti che nessuno vuole. Per questo se lei vi piace non esitate e chiamate. Lei è già microchippata, vaccinata, deve fare giusto l'ultimo vaccino. Sta bene, è sana, ve la facciamo vedere per terra. Così vi rendete conto, guardate che bellina che è, ovviamente gli attentati al nastrino. Ma cosa fa Inky? Si è addormentato, cucciolo, angioletto al sole, prende un po' di calore. Ecco, lei è la sorellina di Inky, molto vispa. Quindi coccolona e nello stesso tempo vivace, vuole togliersi il nastrino con la zampina perché è un corpo estraneo per lei, giustamente. Ecco, mi piace questa cucciola? Non è bellissima? Chiamate per lei, è magra magra, se la adottate mangerà meglio e regolarmente e diventerà cicciottella. Anche per questo urge adozione. Ecco. Drupa, amore, dove vai? Dove vai? Ciao piccola, buona fortuna. Speriamo ti adottino, amore.